Eccoci che siamo collegati. We love the hockey. Amici sportivi, benvenuti, buonasera. E viva l'hockey. We love hockey. I love hockey. Shalala, 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 shalala. Buonasera ai sardanesi collegati, che saranno pochi ma buoni, anzi sono tanti, e agli amici da Correggio. Un saluto qui da Sardana, dove sta per avere inizio Sardana Correggio, quarto turno del girone di ritorno. Sardana che vuole recuperare il terreno perduto nelle ultime giornate, reduce dal 4-4 a Follonica di mercoledì e prima ancora dalla sconfitta col Valdagno. Correggio assolutamente immeritata la posizione di penultima in classifica, la squadra di Pablito Iara è stata molto penalizzata da sconfitte soltanto di una rete molto spesso, per cui non merita, ripeto, la posizione ed è avversario molto molto difficile e ostico, soprattutto in questo particolare momento del torneo. A questo proposito andiamo a sentire quello che ha detto proprio l'allenatore del Correggio al mio microfono prima del match, in fase di riscaldamento, Pablo Jara. Pablo Jara, Sardana Correggio, partita fondamentale per voi e per i vostri avversari, voi che avete sicuramente raccolto molto meno di quello che avete messo in pista fino a questo momento. Purtroppo sì, la squadra è giovane e sai, i ragazzi giovani passano un momento di alti bassi. Speriamo di raccogliere di più in questa seconda parte di campionato, capito, per poter insomma cercare di salvarci in tutti i modi. Quali sono le difficoltà maggiori per questa trasferta sardanese? Beh, sicuramente la squadra di Mirko è una squadra ben costruita, con giocatori di qualità, stranieri di qualità. L'ambiente non è semplice, lo sappiamo, e quindi sì, ci sono parecchie cose da stare, diciamo, di stare attenti. Vediamo. Hai a disposizione Alvaro Osorio e Andrea Fantotti, due ex che hanno voglia di fare bella figura. Sì, sicuramente. Poi Andrea sta facendo molto bene, ha qualità. Alvaro ha fatto benino, poi adesso un pochino meno. Adesso spero che oggi, capito, trovi quelle motivazioni per poter fare la differenza, insomma. Tanto ringraziamo Gaetano De Benedetto, l'imperatore delle telecamere, il maxi regista che sta facendo qualsiasi cosa, si sta producendo in operazioni da Superman. E vediamo la formazione del Correggio con Fabio Enrico in porta, capitano Enrico Zucchiatti numero 5, Gabriel Tudela numero 8, Max Steel numero 9, Edoardo Righi numero 13, Andrea Fantotti numero 54, Diego Casari numero 55, Alvaro Osorio numero 76 e Nicola Salini numero 39. Sono due ex di turno, Andrea Fantotti e Alvaro Osorio. Non ha potuto essere inserito in formazione Emanuele Pedroli. E adesso andiamo a sentire quello che ci ha detto Mirko Bertolucci, allenatore del Sardana. Mirko Bertolucci, Sardana Correggio, gara che per te ha tante motivazioni. Qual è il vero pericolo per la tua squadra dopo il pareggio col Valongo, la sconfitta precedente col Valdagno e il bel pari di mercoledì col Folloni? Ma il pericolo è che comunque Correggio è una buona squadra e la classifica non rispecchia la reale qualità, perché hanno perso tantissime partite con minimo scarto, e questo vuol dire che è una squadra che gioca hockey, gioca le partite. Il pericolo grosso per noi potrebbe essere a livello mentale, e quando vieni da un tour de force con partite così complicate come Valongo e Follonica, ci sta che a livello di testa ragazzi facciano fatica a trovare la concentrazione. Mi sono raccomandato in questi due giorni qui proprio sotto questo aspetto qua, voglio che siano concentrati fin da riscaldamento, perché se tengono lo stesso atteggiamento che hanno tenuto a Follonica sono convinto che la partita si potrà vincere, altrimenti ci sarà da correre e la partita sarà una partita molto più complicata. Quindi lo stato di salute dei tuoi è abbastanza soddisfacente, almeno fino alla sirena di Follonica ultimo? No, stiamo bene, il pareggio con il Valongo, la partita col Valongo ha alzato il livello di autostima dei ragazzi, perché siamo usciti indenni da una battaglia con una squadra che in Italia lotterebbe per lo scudetto, onestamente.
Mi dispiace perché riguardando le ultime due partite di campionato, sia a Follonica sia a Valdagno siamo stati pregiudicati abbastanza dalle decisioni arbitrali. Questo dispiace perché potevamo avere qualche punto in più. Spero che in futuro ci sia un pochino più di rispetto per il Sarzana, perché anche se siamo una piccola società meritiamo rispetto come è giusto che sia. Eccoci di nuovo in diretta, avete sentito Mirko Bertolucci che si è lamentato sostanzialmente nel finale del suo intervento per le direzioni arbitrali ultime alle quali è stato sottoposto la sua formazione. Certo, eccola qua la squadra del Sardana, il numero 10 Simone Corona, il capitano Davide Borsi, numero 11 Paul Galbas, numero 5 Pablo Nacchera, numero 7 Joan Galbas, numero 55 Francesco Rossi, numero 57 Matteo Cardella, numero 9 Ernest Kakonga Cinquini, numero 19 Francesco De Rinaldis, numero 88 e Alessio Bianchi, secondo portiere, numero 58. Mi dicono di fronte a un pubblico che stasera ha risposto abbastanza bene, con l'aria aperta e teatrale. Filippo Fronte di Novara, primo arbitro, Mauro Donato di Salerno, questi quintetti, vedete Sardana con Corona, Borsi, Los Hermanos, poi Joan Galbas e Chicco Rossi, delle file del Correggio, dovrebbero iniziare secondo le direttive di Cara. Enrico in porta, Zucchiatti e Fantozzi in difesa con Osorio e Till. Tanto si stanno ultimando le operazioni preliminari. Sardana che in classifica fino a questo momento e dopo, ripeto, il pareggio di mercoledì a Follonica ha accumulato 20 punti. Il Correggio a quota 7 penultimo, dietro il Monza a quota 11, e Sandrigo che ha sempre 11 punti. Si gioca tutto e più passa il tempo più la squadra di Cara deve racimolare punti. Ogni match è buono per risalire la classifica, deve essere insomma così per Correggio. Il pericolo per Sardana, come diceva anche lo stesso Bertolucci, è quello di sottovalutare l'avversario, che è reale, una situazione reale, perché Sardana lo ha dimostrato contro Follonica e in Eurolega sabato scorso, impattando col Valongo. È insomma in grado di mettere il portoghese del Valongo, è in grado di mettere in difficoltà chiunque, ma come ripeto il Correggio non è certo squadra che si fa da parte e lascia strada agli avversari. E adesso c'è un minuto di silenzio, perché a Sardana questa settimana Sardana è stata in lutto per la morte di un sacerdote, Don Carlo Ricciardi, che è stato uno dei presidenti dell'Hockey Sardana quando c'erano due formazioni, ha contribuito a creare una pista di pattinaggio dal nulla, a promuovere lo sport, i valori dello sport, ma soprattutto una persona straordinaria, un sacerdote che ha sempre aiutato gli ultimi, un uomo meraviglioso, come ha testimoniato questa settimana il pubblico di Sardana, la città di Sardana intera, che l'ha ricordato in ogni modo. È stata veramente una settimana dura, di lutto, di dolore. E ripeto, Don Carlo Ricciardi, che è scomparso a 92 anni, è stato veramente un totem, un monumento, non solo per l'Occhio, ma per la città di Sardana. Io non capisco perché si applauda. Ecco, speriamo che il silenzio sia rispettato. Un ricordo ancora
per Don Carlo e finalmente si può cominciare con 3 minuti circa di ritardo sull'orario d'inizio, sono le 20:48. Sardana Correggio. Sulla pallina c'è Tudela. Gabriel Tudela. Ed ecco la prima pallina giocata dal Correggio con Til che la perde, poi da Paul Galbas a Rossi, la toccata ma solo per un attimo Enrico Zucchiatti, la recupera Nachera, quindi rispetto al quintetto base non c'è Borsi ma c'è Nachera, ci sono Nachera, Paul, Joan Galbas e Rossi in pista, mentre insieme a Zucchiatti nelle file del Correggio vediamo con il numero 8 appunto Gabriel Tudela, con il numero 54 Andrea Fantozzi, con il numero 9 Max Till. Sardana velocissimo, Osorio, Nachera non riesce a trovare la via della rete, recupera la pallina il numero 7 rossonero dietro la porta, la tocca Enrico, l'estremo difensore ospite, sempre Sardana a governare la pallina, si prova da grandissima distanza Joan Galbas, la parata Nachera, ancora Enrico, ritmo vertiginoso di Sardana in queste primissime battute, ma l'attacco del Correggio è sempre molto pericoloso, ricordo le 20 reti di Andrea Fantomas Fantozzi che è il migliore realizzatore nonché secondo in classifica cannonieri. Sardana avanti, ancora Rossi, prova la conclusione, chicco chicco, e chicco chicco non lo sa, e quando segna fa godere la città. Trascorsi soltanto 1 minuto e 44 secondi e Sardana apre le marcature con Rossi. Una 1 minuto e 44, Rossi porta in vantaggio Sardana. Subito in discesa la partita per i pareri di gara, poi Joan Galbas, palla che si innalza, poi eccolo Fantomas fermato da Nachera, ancora Fantozzi, spettacolare giocata di Fantozzi che non è riuscito però a bucare il suo amico Simone Corona, dall'altra parte va Rossi l'autore del gol, carica Joan Galbas, va Joan, fa fuori Til, fa fuori anche Zucchiatti, tiro, la parata di Enrico già sottoposto a un fuoco di fila di conclusioni, servito Andrea Fantozzi detto Fantomas, cerca di liberarsi e di trovare lo spazio per provare il tiro, poi Zucchiatti di lui, Paul Galbas, Till, lo scarico ancora Zucchiatti, gliela toccata Paul Galbas, duello tra i due numeri 5, poi in qualche modo la pallina era arrivata a Till, la tocca Corona, Rossi, Joan Galbas, va Joan nel via centrale, c'è la transizione, il tentativo di Tudela, dall'altra parte Nachera interrompe, si ripropone Nachera, molto bravo Fantozzi ad opporsi, Rossi da Pola, Joan Galbas, avanza ancora Sardana, Rossi, Rossi, Rossi e chicco chicco, raddoppia, raddoppio personale di chicco chicco, non lo sa che quando segna fa godere la città, al 3:45 due minuti dopo rivediamo l'azione personale e il gol di Chicco Rossi, giravolta spaziale al volo, nulla da fare per Enrico. Sardana 2
Correggio 0, veramente uno spettacolo Sarzana in questa prima fase. Correggio sempre a testa alta e col pressing alto di Fantozzi e Zucchiatti, sale anche Tudela. La Sarzana che ci riprova con Rossi per via centrale, la pallina gli si alza, gli si. E ora in possesso degli ospiti. Doppietta di Rossi. 4 minuti. Giocati 4 minuti e 9 secondi nel corso del primo tempo con la E aperta teatrale. Sarzana 2, Correggio 0. Nachera. Ancora Rossi. Joan Galbas, Nachera, Rossi. Paul Galbas. Scarica indietro a Joan Galbas. Paul, va Paul dietro la porta, Rossi ancora chiamato al gioco. Joan Galbas, 17 secondi di possesso, persa da Sarzana. Tudela, va Tudela, molto buona l'azione difensiva di Joan Galbas, ancora Tudela, una grande giocata di Tudela che si libera degli avversari, poi Corona gli dice di no. Conclusione per la verità non difficilissima da neutralizzare. Dalla Chiera Rossi che esplode. L'ha toccata al capitan Zucchiatti e poi la recupera ancora. Till, va via Till. Mette in mezzo. Rimane in possesso. Fantozzi. Fantozzi due su di lui. Finiscono per togliere la pallina. La recupera Rossi. Nachera. Va Nachera, mette in mezzo Paul Galbas, non trova la rete, preparata di Enrico, poi ci prova ancora Rossi. Nulla da fare, da segnalare, un solo fallo in questi primi 5 minuti e 40 commesso da Sarzana, gara molto liscia che sta andando via. Nachera, azione personale, dietro la porta, la chiama e conclude Paul Galbas, ma Enrico gli dice di no. Transizione di Tudela in collaborazione con Andrea Fantozzi, ma sfuma l'opportunità per Correggio, del quale stiamo ammirando la tenacia, la voglia di riaprire immediatamente la contesa sul piano del punteggio. Va via Paul Joan Galbas, la pallina fuori, esce dal rettangolo di gioco. Time out Correggio. Giocati 6 minuti e 15 e 16 secondi. Sarzana 2, Correggio 0, per effetto della doppietta firmata da Chicco Rossi, che vedete ci sta abbeverando insieme a Nachera e Joan Galbas, mentre Mirko Bertolucci sta spiegando proprio a Rossi i movimenti giusti da compiere. Rivediamo, questo è il gol del vantaggio, sempre dal settore di destra. Prima una girata rimanendo in piedi con la E aperta teatrale e poi questa giravolta spaziale cadendo sul pressing di Fantozzi. Eccolo lì, 2-0. Termina il time out. Ricordo che stanno dirigendo di fronte a spalti abbastanza gremiti Filippo Fronte di Novara e Donato Mauro di Salerno. Fronte va per far riprendere il juego. Pallina controllata dal Correggio. Eccolo lì, si è ripreso. Max Till prova ad andare via Joan Galbas, che non gli dà spazio e gli toglie, fa in modo che lui che perda la pallina. Rossi, gli è stata respinta la conclusione, poi Nachera deve tornare indietro, ancora Nachera, poi Paul Galbas, sempre Nachera, scarica su Joan, va Joan pressato da Tudela, non riesce a tirare, molto buona l'azione difensiva di Tudela, prova la conclusione, Enrico la respinge, va a coprire la pallina Paul Galbas, pressato
da Andrea Fantozzi, scarico su Joan Galbas, prova, niente da fare, insiste Joan nel recupero, poi Rossi, poi Paul Galbas, picco Rossi, Paul Galbas cerca lo spazio, prova la conclusione, raso a terra, però inquadra lo specchio della porta, poi ancora Paul Galbas, e Paul Galbas, perché Galbas vuol dire fiducia, 7 minuti e 31 secondi, 3-0 di Sardana con Paul Galbas. Rivediamo anche questo gol al volo sul tocco di Rossi. 7-31, già Sardana avanti 3-0. Sardana 3, Correggio 0, Correggio che continua a crederci. Giustamente, da Paul Galbas, da Joan Galbas a Paul Galbas, poi Nacchiera. Ancora Joan. Finta il tiro e serve Rossi. Da Rossi scarico su Joan Galbas, su di lui c'è Max Steele, poi davanti Gabriel Tudela. Va via Nacchiera, prova la conclusione, Enrico dice di no. Dall'altra parte Tudela. Pallina alzata e recuperata. Max Steele non aggancia. Sardana buon gioco nel fattore difensivo. Paul Galbas. Pallina per Joan, buona la copertura stavolta di Tudela. Ancora Max Steele, fallo di Rossi. Ancora Max Steele, su di lui Joan Galbas, gliela tocca, ancora Steele per Gabriel Tudela. Che la perde, si lamenta con gli arbitri, Paul Galbas, Joan Galbas, fuori dalla porta, Paul Galbas al recupero, Rossi, Joan, ancora Paul, scambio con tra Joan e Paul, ancora poi il tentativo di Joan, la parata di Enrico, l'allontana la pallina su Fantozzi, ancora Fantozzi, subisce un altro fallo da parte di Rossi, terzo fallo per i rossoneri, giocati quasi 10 minuti, sono per la verità 9 minuti e 20 secondi, Sardana 3, Correggio 0, Rossi, carico su Paul Galbas. Va Paul e Fantozzi sbarra la strada, ci va anche Zucchiatti, pressing a tutta pista del Correggio, poi da Paul a Nacchiera, non si perfeziona lo scambio, transizione con il tentativo di giocata alla portoghese come il latte di Andrea Fantozzi, la pallina non ha entrato, non ha inquadrato lo specchio della porta. Ancora Nacchiera, cambio con Paul Galbas, poi Joan Galbas, Paul da Joan, va Paul, pallina respinta, ora è entrato in pista al posto di Rossi, c'è il numero 88, Francesco De Rinaldi, intanto ci ha provato Tudela, Max Steele a trovare la porta senza inquadrarla anche lui, Joan Galbas, Nacchiera. Joan Galbas, Paul Galbas, Nacchiera, va Nacchiera davanti Enrico, lo scarta e segna Pablito Nacchiera, il quarto gol al decimo minuto e 43 secondi, 4-0 Nacchiera.
comincia ad assumere. Rivediamo, avete rivisto il gol, assumere proporzioni larghe ora il vantaggio di Saldana. 4-0. Ed è entrato anche Borsi, Davide Borsi, il capitano. Ora in pista per Saldana ci sono Davide Borsi, che riceve la pallina ora da Nacchera, poi Joan Galbas e De Rinaldis. Ma Nacchera ancora, mette in mezzo, non riesce la deviazione al volo a Joan Galbas, dall'altra parte il contropiede di Till che non viene perfezionato. Ancora Saldana in possesso, Borsi, ecco Davide. Davide prestato da Max Till, c'è anche Joan Galbas, c'è anche Francesco De Rinaldis. Lotta Davide, la perde Zucchiati alla conclusione, la parata di Corona. È entrata anche Cardella, Matteo Cardella, numero 9. Quindi ha cambiato tre quinte, è rimasto soltanto Joan Galbas dei giocatori che hanno iniziato il match nelle file rossonere. Corona lascia a Borsi che chiama Joan, la pallina arriva a De Rinaldis, lascia a Borsi pressato da Fantozzi, ancora Borsi, Cardella, Borsi, ancora la ricerca di Cardella, la pallina è stata toccata da Filippo Fronte che chiede scusa e si ricomincia. Sempre con Saldana in possesso, Saldana avanti 4-0 per effetto della doppietta di Rossi e degli acuti di Paul Galbas e di Pablito Nacchera. Cardella la perde, la pallina che arriva a De Rinaldis è stata tolta da Fantozzi, Max Till per Correggio, pallina che gli è stata offerta da Zucchiati che ce riceve la pallina di ritorno e Corona impedisce il primo gol al Correggio. Grandissima azione degli ospiti, va Borsi, ancora Borsi da Joan Galbas, esplode Borsi, Enrico recupera la pallina che non aveva inquadrato lo specchio. Fantozzi dietro la porta di Corona ha cercato ripetutamente lo spazio per sorprenderlo senza trovarlo. Stati in pista con il numero 55 Diego Casari nelle file del Correggio. Pallina su Borsi due volte, non è riuscita a segnare, solo davanti a Enrico. E il Correggio si riporta generosamente avanti. Max Till, c'è Casari in mezzo, non riceve, la recupera Joan Galbas, Borsi dietro la porta, Davide scarica, ancora iniziare l'azione, Cardella la mette in mezzo, De Rinaldi sono riuscito nella deviazione al volo. Time out Saldana, noi siamo poco oltre la metà del primo tempo, 10:43 alla conclusione del primo tempo, ripeto tempo. Diamo un'occhiata ai risultati, questa è una nuova chicca che ci regala Gaetano De Benedetto in tempo reale senza dover andare su Hockey Pista. Noi siamo su hockeypista.it e lo mettiamo in sovrimpressione. Vedete in questo momento Lodi sta vincendo 3-1 a Montebello, Vercelli e Bassano 1-1, Valdagno Forte dei Marmi 1-0. Questo è un risultato molto interessante. Il Trissino soltanto 2-1 avanti sulla pista di San Drigo, mentre il Grosseto è avanti 1-0 sul Monza. Qui siamo al livello top della tecnologia. Nessuno come Gaetano De Benedetto, che se ne dica, Marcello Bulgarelli, ricordatelo. E non si scherza qua, eh?
si ricomincia. Vediamo una gara recente di Sardana a questo livello. Segnò, arriva fino al 6-0, poi... anzi, al 5-0, poi ci fu la mezza rimonta del San Diego. Adesso non mi ricordo con precisione se si arrivò 5-0, 6-0 e poi 6-2, 6-3. Comunque, raggiunto un certo margine, Sardana aveva accusato quello che il grandissimo Giampiero Galeazzi nel tennis definiva per gli interpreti di quel meraviglioso sport, di quell'altro meraviglioso sport, dei passaggi a vuoto. Cardella perde la pallina, la recupera Max Till. Pallina che si alza, stava per arrivare nella nostra posta, oserei anche aggiungere Zione, nel senso di Zione, come qui qua e qua chiamavano Zio Paperone. Si ricomincia, sempre 4-0 Sardana, fase abbastanza di controllo da parte dei padroni di casa, con Joan Galvas che si ripropone. Cardella, numero di Cardella che si libera, ma non trova la porta e neanche la deviazione di De Rinaldis. Poi c'è il fallo in attacco di Matteo, fallo numero 4 di Sardana, 9:51, la prima sirena. Va via Fantozzi, mette in mezzo, niente da fare. Galbas, da Paul Galbas a De Rinaldis, numero portoghese come il latte alla di De Rinaldis, non è riuscito a trovare la porta. Attenzione a Cardella, la parata di Enrico. Recupero di Fantozzi che non vuole, non ci sta come sta andando la partita. Borsi, buono il tocco su Matteo Cardella, sempre saltare avanti ma la perde. De Rinaldis a pressare Max Till, poi riconquista per un attimo Borsi, la pallina in qualche modo è arrivata dalle parti di Alvaro Osorio, l'altro ex della situazione che è entrato, inserito in pista da Pablito Cara. Qui ci sono sia Alvaro Osorio che Andrea Fantozzi. E Osorio non riesce a concludere, la pallina che va su, ancora su Till, poi Osorio, la parata di Corolla, sempre Osorio a dare fastidio a Cardella che riesce a scaricare su Joan Galbas. Il pressing del Correggio è asfissiante, ma Sardana riesce a mantenere il possesso. Borsi, va Davide, l'esplosione del tiro, non è stata fortunata nella conclusione. Poi Andrea Fantozzi con Davide Borsi e Francesco De Rinaldis che è vincitore. Ancora Davide per Francesco, Neymar De Rinaldis, ma Enrico fa buona guardia, ma molto buona. Sardana ancora che recupera, c'è De Rinaldis, tanto 7 minuti e 45 alla conclusione del primo tempo. E il gol di De Rinaldis! Deri gol 17-19. Rivediamo il gol di De Rinaldis, beccato da Borsi, gol tutto sardanese, lo segna De Rinaldis.
Ancora Sardana avanti. Cinque a zero. Fase finale del primo tempo, 7 minuti e 13 alla conclusione. Quando attacca il Correggio, ma la pallina non arriva a impensierire Corona, c'era Alvaro Osorio molto vicino a lui, ma la palla è sfilata come alla settimana della moda. Ancora Sardana con Davide Borsi, Francesco De Rinaldis perde la stecca, la recupera, va via Max Till, esplode Till, la parata di Corona, poi De Rinaldis, Cardella, De Rinaldis, ancora Borsi, Cardella che prova a partire da lontano, scarica ancora sul capitano Davide Borsi, Paul Galbas, li fa ruotare tutti, finora non è entrato Cacconga, Cinquini, poi gli altri sono tutti, hanno avuto lo spazio di poter entrare in pista, ma credo che ci sarà lo spazio anche per Ernest Cinquini se il punteggio sarà così prodigo, sarà così favorevole alla Sardana. Tanto Correggio generosamente avanti, guarda la finta di Fantozzi, numero di Fantozzi che poi mette in mezzo, ma Osorio non è riuscito a concludere, è andata a recuperarla ancora l'indomito Fantomas, Andrea Fantozzi detto Fantomas, che però alla fine la perde perché Chicco Rosso è rientrato in pista e non ha voluto sapere di lasciare correre Davide Borsi, ancora alla ricerca di Rossi, Borsi, Cardella, Paul Galbas, tutto di volo Sardana, Rossi non trova la porta, va a cercare di coprirla Cardella, anzi Rossi, Borsi, chiedo scusa, faccio confu, ma oserei aggiungere Sione. E c'è un altro time out Correggio quando mancano 4 minuti e 53 secondi alla fine del primo tempo. Se Benedetto, se Gaetano ci fa rivedere intanto aggiornamenti, Lodi 5-1 a Montebello, Vercelli Bassano 1-1, Valdagno forte dei Marmi sempre in vantaggio alla squadra veneta, mentre il Trissino è avanti 3-1 sul Sandrigo, il Grosseto ha raddoppiato sul Monza. Questo è un nuovo servizio fornito da Gaetano Di Benedetto, rivediamo i gol, questo è il gol dell'1-0 di Rossi, giravolta spaziale rimanendo in piedi, barra sui pattini, questo invece è l'altra giravolta spaziale in tuffo per il 2-0. Poi c'è Paul Galbas, anzi Joan Galbas, che mette dentro sul Paul Galbas, sul tocco di Rossi, poi Nachera 4-0, scarta Enrico e poi lo batte con questo pallonetto Lemmeleb, poi l'assist di Borsi per il 5-0 di De Rinaldis. Attenzione, Fantozzi non trova la porta, indomito lottatore, fisicamente cresciuto tantissimo rispetto alle due stagioni che ha trascorso qui a Sardana, ancora Fantozzi, gliel'hanno tolta all'ultimo momento dall'opportunità di bucare Corona, tanto Borsi, pallina che si eleva alta clamorosa. Fronte ha provato ad agganciare questa pallina, lui che è di Novara, Sardana senza costrutto stavolta, l'ha recuperata Casari,
e poi adesso è caduto a terra, ma la pallina ce l'ha sempre Andrea Fantozzi. Osorio al centro, non viene servito, la recupera Borzi con Rossi, transizione Cardella, la parata di Enrico. Tre minuti e 53 secondi alla conclusione di questo primo tempo, con l'aria aperta e teatrale, tempo, il tempo. Si ricomincia con la pallina governata da Over Osorio. Prova a servire Casari che non trova la porta. Max Till va a commettere fallo su Rossi che chiama lo schema. Rossi e Paul Galbas di fronte a Casari e Till. Ecco Paul, Borzi, Rossi. Va via Till, ancora Rossi, sempre Rossi e Till, la girata di Cardella, la parata di Enrico, va avanti Max Till fermato da Cardella che lotta come un indefesso gladiatore. Attenzione a Borzi, la parata di Enrico e poi Borzi, è gol, è il gol di Borzi. Borzi, 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 e Borzi, 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 e Borzi, 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 e Borzi, 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 Borzi. Al 21:57, 6-0 Sardana. Formazione di casa che ha disputato un primo tempo incredibile, 6 reti e manca ancora qualcosa. Generosissimo Correggio, però finora non è riuscito a trovare la via della rete. 2:30 in questo momento la conclusione della prima frazione. Max Till ci prova, sardanesi non lasciano corridoi liberi e Rossi subisce fallo da Over Osorio. Cardella se la gioca con grande sicurezza e autorevolezza. Paul Galbas, Rossi, c'è Borzi in mezzo, ancora Rossi, Cardella da Borzi a Paul Galbas, poi Rossi mette in mezzo, molto buona la copertura di Andrea Fantozzi. Molto buona la parata di Corona, è l'ultimo che si è a non volersi arrendere allo zero nel tabellino dei marcatori. Fantozzi che ne ha segnati già 20 in questa stagione, grande carattere da parte di Andrea. Cardella, questo tocco senza costrutto di Rossi, pallina ancora sulla stecca di Fantozzi, finisce per perdere, recupera Borzi, c'è Rossi in mezzo, preferisce andare dietro la porta a Davide. Cardella, il tocco deviato, 1:10 alla conclusione del primo tempo. Cardella carica indietro Paul Galbas su Rossi, Rossi e Fantozzi. Sempre Sardana a recuperare, stavolta c'è un malinteso. Paul Galbas la allontana, la doma Rossi per Borzi, ancora per Rossi. Che non riesce a deviare di volo, 40 secondi in questo momento. Prova ad andare via Fantozzi, Sardana ancora la controlla, Borzi, Galbas, Paul Galbas la perde, 30 secondi. Poi Max Till. Perde ancora la pallina al Correggio. Il possesso torna a rossonero. 18 secondi per andare a tirare ancora una volta. Ma c'è Casari che la recupera.
e può provare a accorciare le distanze, Casale con questa palla in mezzo, ma Corona dice ancora una volta di no a Osorio. E ora si va al fine del primo tempo, Saldana 6 Gamma Innovation, Saldana 6 BDL Correggio 0. Ricordo la successione delle reti all'1.44 al 3.42 Rossi, al 7.31 Paul Galbas, al 10.43 Nachera, al 17.19 De Rinaldis, al 21.57 Borsi. Ci risentiamo per la ripresa.
delle 14.45, delle 20.45, come in questo caso delle 21.32 di sabato 5 febbraio 2022, e che ricorderete pochi giorni fa aver vissuto il 2-2-2022. Bentornati al Pala Primi, Pala Secondi, Pala Terzi, Pala Quarti, Vecchio Mercato, Pala Mattone, chiamatelo come volete, per questo secondo tempo di Sarzana Gamma Innovation BDL Correggio. Il risultato del primo tempo è di Sarzana 6 Correggio 0, una frazione nella quale si è palesata una netta supremazia dei padroni di casa contro un Correggio volenteroso, nella quale formazione si è notato una Andrea Fantozzi, ex di turno insieme a Alvaro Osorio, che probabilmente è l'ultimo a volersi arrendere. Comunque nell'hockey non è mai detto, perché Sarzana una volta, due stagioni fa, perdeva 5-0 a Bassano e vinse 8-5, quindi può succedere del todo, non è nessun limite ombre in este disciplina. Però insomma la base di partenza del 6-0. Difficilmente può essere dilapidata in generale, ecco. Ogni scongiuro e ogni maledizione nei miei confronti è obbligatoria. Anche gli insulti, insultatemi e avrete ragione. Dunque, agli ordini di Filippo Fronte di Novara e Donato Mauro di Salerno, inizia la ripresa. Sarzana in pista davanti a Simone Corona, ci sono il numero 5 Paul Galbassi, il numero 7 Pablo Nachera che è in possesso ora, il numero 57 Chico Rossi che è andato alla conclusione e il numero 55 Joan Galbasso nelle file del Correggio davanti al portiere che è Fabio Enrico, ci sono il numero 5 capitano Enrico Zucchiatti, il numero 8 Gabriel Tudela insieme al numero 54 Andrea Fantozzi, al numero 9 Max Till. Joan Galbas, Nachera. Aspetta, il parziale 6-0, i gol segnati da Rossi, doppietta al primo e 44 e al 3-42, Paul Galbas al 7-31, Pablo Nachera al 10-43, Francesco De Rinaldis al 17-19 e Davide Borsi al 21-57. Sarzana in attacco, la perde Paul Galbas, Gabriel Tudela scarica Zucchiatti, la recupera Nachera, Rossi, Paul Galbas cerca con lo sguardo il fratello Joan, poi scarica indietro su Nachera, va a disturbare Max Till, va ancora Nachera, deriva la porteria, lo scambio Nachera, Joan Galbas con Tudela, alla meglio giocatore numero 8 ospite che poi subisce il fallo numero 6 del Sarzana. Ricomincia, c'è questo scontro, arriva anche il fallo numero 7 di Paul Galbas su Max Till, con Donato Mauro che redarguisce severamente i giocatori rossoneri. Fantozzi, pallina che si alza, va a anticipare Zucchiatti, Joan Galbas, poi Nachera per Paul Galbas, c'è il fallo di Tudela su, e il blu si becca Tudela per il fallo su Galbas.
2 minuti e 6 secondi giocati, c'è l'opportunità. Blu a Tudela, tiro diretto per Paul Galbaz. Tiro diretto di Polga per Paul Galbaz. Vediamo cosa succede. Paul Galbaz contro Fabio Enrico. E la parata di Enrico. Ora c'è il power play sardana con Nachera, si gira Joan Galbaz, non ha trovato la porta ancora di Enrico. Sardana tutto nella metà pista di Correggio. Joan Rossi, Joan Galbaz prova la finta per servire Paul. Andrea Fantotti l'ha persa, la recupera ora Max Steele. Prova ad andare via, giravolta ma non spaziale, la perde Nachera, anzi la recupera Nachera. Rossi, Nachera, Rossi, Joan Galbaz non trova la porta, tira fuori ma recupera ancora Chicco Rossi. Joan Galbaz, la parata di Enrico, ancora Chicco Rossi. Joan Rossi, Joan Rossi, attenzione a Paul Galbaz, anzi a Nachera, la parata di Enrico, prova ad andare via Fantotti ma la perde, Joan la finta di tiro, pallina su Paul, poi Rossi, prova Rossi, ancora una volta tiro fuori, molto bene esce Zucchiatti ma la perde per intervento di Paul, ma dall'altra parte ancora Fantotti pressato da due avversari. Rossi, Rossi, Enrico alza e schiaccia ma non trova la porta, ancora Rossi, Joan, Nachera, Joan, la recupera Rossi, sempre power play ma solo ancora per pochi secondi. Rossi, Nachera, la regala a Fantotti, prova ad andare via, la perde su l'intervento di Rossi. È entrato Casari, ristabilita la parità numerica quando ci prova Joan, la parata di Enrico va a coprire ancora Paul. Nachera mette in mezzo Joan, cade a terra, vorrebbe il rigore ma non è, sta, è il penalti. Sardana che ha fallito con Paul Galbaz, l'opportunità del 7-0. Pallina per Corona che la lancia in tribuna senza che nessuno subisca fortunatamente danni. Vedete Mirko Bertolucci, dall'altra parte Pablo Cara. Fantozzi, alta la sua conclusione, intervengono gli arbitri che ripeto sono Filippo Fronte di Novara e Donato Mauro di Salerno. Quando attacca Paul Galbaz, cambio Paul Galbaz, Nachera, Joan Galbaz, Joan, Joan, lo ha controllato Fantozzi, poi Joan Galbaz l'ha persa, così come Till per l'intervento di Pablo Nachera. No, Joan Galbaz, bravissimo Enrico che nonostante abbia subito 6 reti è stato tra i migliori della sua squadra. Corona mantiene nervi saldi e sbroglia. Sardana ancora in attacco con Paul Galbaz, la giravolta spaziale, la pallina che è finita tra la balaustra e la rete,
a protezione degli Spetta, ma oserei aggiungere anche Tori. Si ricomincia. Nachera. Galbas. Joan Galbas. Ancora Joan Galbas. Insiste ancora Sardana su una partita che sta filando via liscia per i rossoneri. Rossi. Ancora Sardana. Paul Galbas ha fatto fuori Casari, poi scarica su Nachera. Ancora da Nachera a Paul Galbas. Va Paul, molto buona con l'opposizione di Casari. Ma sempre Nachera. Rossi! E chicca, 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 chicca! Non lo sa! E quando segna fa godere la città! Chicco Rossi fa tripletta al 6:46. Sardana 7, rivediamo la conclusione secca di Rossi. 6:46, Sardana 7. Correggio 0, cade Paul Galbas, che poi va a recuperare la pallina caparbiamente e poi c'è il rigore. E poi c'è il rigore al 7° minuto secco. Vediamo Joan, che curiosamente fino ad oggi non ha ancora segnato. Joan Galbas, 20 reti anche per lui in campionato. Joan Galbas contro Fabio Enrico per l'8-0 Sardana. Joan Galbas contro Enrico, che è catechizzato da Filippo Fronte. Warning per Enrico. Warning per Enrico. Inflessibile Filippo Fronte, che ha qualcosa da ridire anche alla panchina del Correggio. Curiosa situazione sul 7-0 Sardana. Joan Galbas contro Fabio Enrico. E c'è l'ottavo gol, Joan Galbas, e ha segnato Joan Galbas, 8-0 Sardana, incredibile divario, 7° minuto. E siamo 8-0. Fratelli Galbas vogliono dire fiducia qui a Sardana, e in effetti ora 8-0 dura a sostenere che la gara è ancora aperta. Ma peraltro mancano 17 minuti e 45 secondi alla conclusione. Correggio che a questo punto si impegnerà strenuamente quantomeno per non rimanere a secco. Rossi. Paul Galbas, per cui c'è sempre interesse a osservare questo match. Nachera, Paul Galbas, Nachera. Joan Galbas, Rossi, Joan Galbas. Non riesce il tiro al volo a Paul. Recupera Casari, prova ad andare via i due numeri 55 uno di fronte all'altro. La tocca Joan, la recupera Capitan Zucchiatti. Evita i 5 secondi e serve Max Steel, pressato da Pablito Nachera. Ancora Till e Nachera, cade a terra Till, recupera Nachera. Sardana avanti con Paul Galbas, Joan, Joan,
la parata di Enrico, il recupero di Zucchiatti, la chiama Fantozzi, il servizio invece per Max Till, va Till, la cede ancora a Fantozzi. La gira a volta spaziale di Fantozzi finisce per agevolare l'intervento in assoluta tranquillità di Paul Galbas. Da Nacchera a Paul Galbas, Rossi, Paul Galbas, anzi Nacchera, Rossi e Nacchera scambiano, ancora Nacchera, Nacchera, la parata di Enrico che poi allontana sulla stecca di Joan, va Joan pressato da Zucchiatti, scarico su Nacchera, ancora Joan, grandissimo no look di Rossi per Paul, ok spettacolo, ne approfitta per fare accademia Saldana e provare in vista dei prossimi appuntamenti. Il sabato prossimo ci sarà la trasferta in Portogallo sulla pista di Valongo per il match più importante del girone B dell'Eurolega, dopo il 6-6 qui a Saldana di sabato scorso. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con 7 punti, due vittorie e un pari. Per parte Nacchera, Pablito Nacchera, 9-0 al 9-40. Di Nacchera, l'avete rivisto, eccolo lì, 9-0, non mi ricordo, negli ultimi 10 anni un divario del genere, di averlo commentato qui a Saldana, ma neanche averlo visto in altre partite. È entrato, come avevo detto, nel corso del primo tempo, che sarebbe stato sicuramente spazio per Ernest Kakonga Cinquini, ed eccolo qua in pista con il suo numero 19, eccolo lì che va a coprire insieme a Corona, Rossi, Cinquini. Cinquini va fa fuori Casari, poi va a cercare lo spazio dietro la porta, lo scarico su Joan Galbas che questa volta non controlla ma va a dare fastidio agli avversari, riescono a recuperare con Zucchiatti che prova ad andare via, cade a terra la pallina per Fantozzi, Corona dice ancora di no, Nacchera rimette in mezzo, palla fuori, Paul Galbas, Joan Galbas, ancora Nacchera, non riesce a riproporsi in chiave conclusione, Joan Galbas ed Erinaldis, entrato e ritornato in pista anche Nacchera che l'ha persa, cade a terra Fantozzi, Nacchera, Joan Galbas, Nacchera, conclusione di Nacchera, non va, De Rinaldis, Nacchera, mette in mezzo per Kakonga Cinquini, non riesce, ancora Cinquini, nella morsa della difesa del Correggio, De Rinaldis, Nacchera, De Rinaldis, Cinquini, De Rinaldis, ma è difficile giocare per il Correggio sotto 9-0 e si diventa 10 per l'ennesimo gol di Nacchera al 12-05. Incredibile partita, Saldana stratosferico e Correggio che ha provato in tutti i modi a restare in partita almeno fino
al 4-0. La squadra di Pablo Jara aveva anche messo in difficoltà Sarzano, poi i rossoneri hanno dilagato, non si arrende Fantozzi, che è imbufalito, che noi che lo conosciamo per le due stagioni trascorse qui, l'espressione del suo volto è veramente quella di un ragazzo che non ci sta. È entrato anche Borsi, che riceve in questo momento, infatti giocare tutti stasera Mirko Bertolucci, da Borsi a Joan Galbas, l'errore di De Rinaldis, ancora Borsi, Joan Galbas, De Rinaldis, c'ha spazio De Rinaldis, la parata di Enrico, poi la tocca a Casari, la va a contendere Ernest Caconga Cinquini, Borsi la copre, pressato da Fantozzi la scarica De Rinaldis, di sponda per Caconga Cinquini, la pallina va fuori. Abbiamo svalicato da poco la metà della ripresa, 11 minuti e 23 secondi alla conclusione di una partita ormai segnata. Sardana avanti 10 reti a 0, incredibile. Joan Galbas, De Rinaldis, Joan Galbas, pallina ancora per De Rinaldis, Enrico dice no, ed Enrico, il portiere del Correggio, avrà preso sì 10 gol, ma ne ha impediti almeno il doppio. Ah, la pallina ha colpito Casari che era a terra, ma non gli ha fatto troppo male, tanto che si è rialzato. Joan Galbas. Nacchera, anzi scusate, Davide Borsi, mette in mezzo. Gioco ancora fermo, si ricomincia, Borsi, Cinquini, prova e gol di Cinquini! Caconga Cinquini al 14:40. 11-0 Cinquini. Partita veramente a senso unico, che più di così non si può, come il bianco che più bianco non si può del vecchio spot del Dash. Attenzione a Max Till, la perde Borsi, ma Borsi prova a concludere, Enrico dice di no, poi Max Till, De Rinaldis, Borsi la recupera, Zucchiatti che la mette in mezzo, ma la pallina non arriva, Tudela, poi la gira a volta e si è liberato in un fazzoletto Joan Galbas, De Rinaldis, Joan Galbas, De Rinaldis, lo scambio con Joan, poi Cinquini, ancora De Rinaldis, Cinquini, anzi Joan Galbas, imprescindibile arma a disposizione di Mirko Bertolucci. Insiste Sazzana nel disturbare l'azione di Tudela che poi si libera. Till, gol! Lo ha segnato! Lo ha segnato l'ex
Andrea Fantozzi, l'unico, quello che si meritava di più il gol. Al 16° minuto, corsa le distanze. Rivediamo, eccolo lì. 16°, 11-1. Fantozzi. È riuscito nel suo intento, almeno il Correggio non è rimasto a quota zero. Ricordiamo che il 3 febbraio del 2018 proprio qui a Sardana ci fu la partita, la madre di tutte le partite in campionato, Sardana Forte dei Marmi, finì 3-0 per i rossoneri, mentre segna ancora Cinquini, il 12° gol. Al 16:41, doppietta di Cinquini, 12-1. Dicevo, la partita, una delle partite più belle che mi sia capitato di vedere. Sardana Forte dei Marmi 3-0, Forte dei Marmi era campione d'Italia, primo in classifica, venne qui a Sardana e fu battuto dai gol, dalla doppietta di Xavi Rubio, che poi è andato a giocare proprio a Forte dei Marmi. Terzo gol mi sembra segnato da Sergio Festa, nella sequenza 1-0 di Sergio Festa, poi Xavi Rubio. E 3-0 appunto, corona incredibilmente di fronte a una formazione stellare, riuscì a mantenere inviolata la sua porta. Non c'è riuscito invece in questa occasione, che vede al momento 12-1, e anzi Mirko Bertolucci fa proprio entrare tutti perché regala minuti a Alessio Bianchi, idolo della curva, grandissimo interprete del Carnevale di Viareggio. È anche un influencer Alessio, perché i suoi post sui social sono delle piccole meraviglie di regia e interpretazione. Alessio Bianchi, intanto siamo alla ricerca della pallina perduta che rientra in pista. Alessandro Bianchi, secondo portiere, ma elemento imprescindibile e uomo spogliatoio della Gamma Innovation Sardana. Sto guardando, Corona è incavolato per avere, sto guardando la panchina di Sardana, Corona è ingiustamente incavolato per avere subito il gol, si sta togliendo i guanti, probabilmente non entrerà più. Vediamo intanto i parziali. Vedete, a Montebello Lodi avanti 5-2, a Vercelli il Bassano è sempre in vantaggio 4-2 stavolta, Valdagno 3, Forte dei Marmi 0, questa è una news clamorosa, a Sandrigo il Trissino sta andando per l'ennesima vittoria, la squadra di Alessandro Bertolucci le ha vinte tutte e vincerà anche stasera, e il Grosseto sta avanti 6-1 sul Monza, qui 12-1 Sardana, 6:35 alla conclusione. Incredibile partita, veramente incredibile. E c'è anche il 13° gol, lo segna De Rinaldi. Segna ancora Borsi, scusate, ha segnato Borsi il 13° gol, doppietta anche per Borsi al 19:48, al 18:48, 13-1 Borsi. E
una super goleada per Sardana. Si è rivisto l'ingresso di Cardella in pista, Tudela ha detto di no alla conclusione di Joan Galbas, poi Borsi va a contendere la pallina al Correggio ancora generosamente proiettati in avanti. Ha provato la conclusione, la parata di Borsi su Tudela, scusate, la parata di Bianchi su Tudela, poi però segna il secondo gol del Correggio, il numero 13, Righi, Edoardo Righi, esattamente al 19:45. Tredici a 2 Sardana, time out, non ci sta a prendere gol Mirko Bertolucci, 4:55 la conclusione, 13-2. Rivedendo intanto il gol di Righi. Termina il time out. Cominciato a giocare ancora Righi a corsa, ancora Righi al 20:19 e Sardana un po' bollato, ma giustamente. Doppietta per Righi che è entrato soltanto nella parte finale del match. 13-3 Sardana. Joan Galbas, De Rinaldis, Borsis, Cardellas, Galbas, Joan Galbas, Borsis, Cardellas, la sto facendo apposta, non sono un incoglionito che gioco tutte le S alla fine. De Rinaldis, Borsis, va Borsi. Prova la conclusione, poi sulla respinta ha provato De Rinaldis. Pallina affidata al Correggio, 3:53. Alla conclusione per questa vittoria di Sardana che legittima le sue aspirazioni di alta classifica. Attenzione al contropiede di Borsi. Una prova maiuscola, superlativa. Aveva detto Mirko Bertolucci nell'intervista prepartita, l'unica cosa che temeva era un calo di concentrazione, una sottovalutazione dell'avversario, non è stato così. Il Correggio è stato trattato da grande squadra a livello di impegno da parte dei rossoneri che non hanno praticamente quasi mai mollato se non in questa ultima parte. E proprio per... attenzione, c'è l'ingaggio. Proprio per la loro sublime applicazione in ogni situazione di gioco si è sviluppato questo risultato che ha fatto emergere la differenza. 13-3, ricordo la successione delle reti, nel primo tempo aperto Rossi, poi raddoppia Rossi, 3-0 di Paul Galbas, 4-0 di Nacchera, 5-0 di De Rinaldis, 6-0 di Borsi.
Corona ha mantenuto inviolata la sua porta. Nella ripresa ancora Rossi, ancora Joan Galbas su rigore, poi Nachera, ancora Nachera che di gol ne ha segnati 3, poi Cinquini doppietta, quindi eravamo a Cinquini 11-0, poi Fantozzi 11-1, Cinquini 12-1, Borsi 13-1, doppietta di Righi 13-2, 13-3 e poi palo ancora di Righi e Bianchi che dice di no a Tudela per l'eventuale poker. Cinquini doppietta per lui, quindi una grande soddisfazione per Ernest Kakonga che è sempre a disposizione, quando è chiamato si fa trovare pronto, ma è stata una prova straordinaria dei rossoneri, anche Cardella si è ben distinto per quanto non si è riuscito a violare la rete di Enrico fino a questo momento e manca 1 minuto e 47 alla conclusione. La vittoria mai messa in discussione per Sardana, un Correggio volitivo che ci ha provato, indomito, direi che il migliore nelle file del Correggio è stato sicuramente Andrea Fantozzi, ma anche Righi che ha segnato 2 reti in questa parte finale e ovviamente anche Enrico che ha, nonostante abbia incassato un numero notevole di reti, ne ha evitate almeno il doppio. Non si attende altro che la fine di questa partita. Tanto Bianchi, anche Bianchi si è distinta, ha preso 2 reti, attenzione a Cinquini, non riesce a girarsi come avrebbe dovuto, voluto, potuto. 50 secondi alla conclusione, ancora Cinquini, ancora Enrico con la mano destra. Fantozzi, sardanesi che esultano col loro canto tipico tradizionale della vittoria e ultime battute di questa partita che abbiamo ampiamente commentato negli ultimi 3 minuti con questa vittoria larghissima, la più larga che io ricordi in Serie A1 da parte dei rossoneri, 13-3. Sardana batte Correggio 13-3. Dunque, buonasera a tutti da Alessandro Grasso Peroni e da Gaetano De Benedetto che ha ripreso la partita. Ribadisco al finale da Sardana. Sardana batte Correggio 13-3.